sentita, ne avevamo viste parlare un po', ma mai vista una in pratica. Ecco, le batterie, la bicicletta. Allora, queste sono le biciclette che ci dobbiamo prendere per andare alla fiera. Direi che gené, per cui se ne prende una qualunque di queste. Ti sti cavi, ciondoloni. Proviamo. Sono riuscito a metterci 20 minuti per fare il tragitto di 10 minuti. Oddio, è questo sellino che non si ferma. Benvenuti a Frankfurt. Tutti i brand che stanno arrivando con i loro camion. Tutto il dietro le quinte di quello che vedrete in questi giorni è che qui stanno ancora allestendo. So che l'apertura sarebbe alle 8:30, ma siccome è talmente grosso il villaggio che ho paura di sbagliare ingresso, sicché mi sono venuto un po' in anticipo. Ma tu mica fa a camminare ed è tutto vuoto. Tutto. Congress Center. Dovrebbe essere quello dove devo andare io. Capite la gravità della cosa? Ho un'ora per fare colazione, perché il ritrovo è tra le 8 e le 9, sono ovviamente le 8, e non so dov'è il posto di ritrovo. Cioè, c'è scritto che ne hanno una lounge aurea dedicata solo alla stampa, ma dov'è? Mente riservata che è un po' troppo riservata. Pratica, dopo 2 ore che cammino, ovviamente, il press lounge era esattamente dove avevo parcheggiato la bicicletta all'inizio, ma dove c'erano tutte le porte chiuse. Eccolo laggiù. Oh, ecco tutta la stampa. Andate un po'. Andiamoci a fare una colazione. Queste teoricamente sono tutte le sale stampe internazionali un po' più di rilevanza che sono venute qua giù. Invece la parte che ci interessa di più, dove abbiamo la nostra colazione. Colazione leggerina, leggerina, ma c'è anche dei cornetti, eh? Per il bello c'è proprio il frigo, cioè te lo prendi, te lo servi, te lo cosi. Ma bellina questa cosa. Allora, mangiare c'è, bere c'è, conferenza stampa c'è, però è tutto in tedesco. Pensavo almeno in inglese. Praticamente i brand portano tutte le varie biciclette, i vari prodotti più importanti a presentare. E lui presenta tutto. Personalmente spero di trovare qualche più italiano con cui confrontarmi, ma a quanto pare quest'anno vengono tutti da turisti. Sono tutti tedeschi, ma anche altre sale stampa. Allora, in questa splendida cornice in cui nel retro stanno allestendo tutta Eurobike, perché ancora sono praticamente all'inizio. E davanti a me invece c'è tutta la conferenza stampa con davvero la stampa di prevalentemente tedesca ovviamente, ma molto internazionale. E voglio darvi, prima di iniziare la visita, prima di iniziare tutto quanto, quelle che sono le mie impressioni, quello che mi aspetto di vedere. In realtà questo video lo volevo girare all'interno dell'aeroporto mentre aspettavo, perché ci hanno ritardato il volo di ben 4 ore, però alla fin fine c'era troppi rumori, troppe cose, e vabbè, lo faccio domani con calma. In realtà con calma non è potuto essere perché mi hanno sbagliato l'aeroporto di destinazione, per cui per farvela breve lo registro ora, prima di iniziare a vedere, che così lo vedete, stanno assemblando, per cui stanno allestendo tutto, ancora non è pronto, per cui non è possibile che abbia già fatto la visita e sia tornato ora a dire tutto quanto. Dunque, io credo che nel mondo delle bike in generale, questa è Eurobike, per cui prevalentemente si parlerà di bike, il mercato sia un pochettino già saturo, in generale, di tutte quelle che sono le idee, come lo è probabilmente anche nel mondo dei telefonini. E credo che infatti il mercato sia molto molto simile come sta andando la direzione. Credo che in generale ci siano alcuni brand che ormai si sono già evoluti, che lavorano su quello che io chiamo l'ecosistema, cioè mettere sempre più tecnologia sia per aiutare le persone, ma anche per far sì che nessuno le possa andare a copiare, riparare, metterci mano. E poi ci sono quelle ditte che invece escono fuori col telefonino con 10 amperora di batteria che dura fino a 10 giorni. O la fotocamera a 127 megapixel, no? Queste cose qua giù che sono cose ovviamente buttate di fuori nel senso positivo, nel senso di cose in più, plus che vengono dati, che solitamente però sono a uno stato più grezzo e non vengono gestite dalla tecnologia. Infatti ci sono telefonini che con 2000 mAh di batteria durano una giornata intera e telefonini con batterie da 10.000 mAh che invece ti durano magari un giorno, 2 giorni, e te dici: ma com'è possibile questa cosa? Perché appunto c'è meno tecnologia a controllare tutto quanto da fare da contorno.
Credo che quello che ci dovremmo aspettare qua giù a Eurobike sarà sicuramente una componente di innovazione, perché con tutte le aziende che ci sono, sicuramente qualcuno si tira fuori quella che è la sua filosofia, quella che è la sua tecnologia che ritiene migliore, che se viene poi portata avanti da altri brand magari ha anche senso, se non viene portata avanti magari ha meno senso. E credo che se l'azienda è aperta, è di mentalità aperta, ha voglia di mettersi a confronto con gli altri, possa trovare velocemente anche investitori dove partire. Se invece l'idea magari fa acqua o la persona che presenta quell'idea fa acqua, credo che sia molto molto più difficile andare a far lanciare quella tecnologia. Bene, detto questo, credo che ci saranno delle aziende un pochettino più formate, magari un po' più note, che tireranno fuori delle soluzioni, magari anche contro tendenza, che potranno far sì che tutto il panorama tiri fuori un qualcosa di nuovo, e delle aziende un pochettino meno formate che invece tireranno fuori quella che è una tecnologia, diciamo così, un po' buttata di fuori e che non avrà regolazione, per cui probabilmente all'utilizzo pratico sarà meno utile, all'utilizzo magari una bicicletta che potrebbe sembrare troppo brusca, una troppo potente, insomma, soluzioni di questo genere. Siamo in Germania, qui ci stanno abbastanza attenti alla cultura della bicicletta, è una fiera, se non la più grossa a livello europeo, comunque sia la più nota e riconosciuta a livello europeo, per cui ci saranno ovviamente di tutti e di più i brand che non si limiteranno a piccola tecnologia, ma appunto a cercare di coprire un po' il panorama totale. Quindi non penso che verranno presentati motori 1000 watt, 2000 watt, ma penso tutta roba abbastanza contenuta, o anche un motore più potente, ma che non rientri più nella categoria e-bike, ma magari appunto un altro tipo di categoria. Qua giù ci sono tantissimi tipi di carretti, carrelli, cosini, che sono sicuro che escano fuori da questo panorama. Noi dobbiamo guardare per il panorama, soprattutto italiano. In italiano abbiamo determinati paletti, per cui credo che tanta roba che vedremo non ci servirà nemmeno al nostro panorama, ma sarà sicuramente utile perché è punto di riferimento per molte altre. Ho già visto due o tre soluzioni veramente fighissime e innovativissime, quindi sono molto molto impaziente di vedere tutto il resto che abbiamo qua giù. Io prima che mi portino via le colazioni vado a prendermi qualche usaltro e poi iniziamo il giro vedendo tutto quanto. Che ne dite? Fatemi sapere la vostra, perché poi uscirà il video completo con ovviamente tutto quello che abbiamo visto. Questo era soltanto un due chiacchiere prima di iniziare il panorama, e poi vi racconto cosa è successo con l'aereo, che anche quella è un'altra storia veramente veramente interessante, ma sto aspettando di vedere come va a muoversi il tutto. Noi ci vediamo alla prossima, signori. Molto buongiorno! Come si dirà in tedesco? Ci tengo a sottolineare che non c'è nemmeno un italiano, cioè tutti stranieri, nemmeno un italiano. Ho dovuto fare il prima e dopo, il riconoscibile.